sempre le storie che mi hanno attratto di più sono quelle dove il protagonista deve affrontare un dilemma morale, cioè fare una scelta che determina il corso susseguente della sua vita. E allora ho pensato di portare all'estremo questa fascinazione raccontando una catena di dilemmi morali dove ognuno poi influenza il successivo, dato che in realtà il limite di tutte le storie che avevo letto o visto al cinema era che poi una volta fatta la scelta quella di Sofì finiva. E invece per i personaggi coinvolti quella scelta ha delle conseguenze ulteriori, per esempio il bambino di Sofì quando saprà la scelta della madre cambierà. Di qui Cosa faresti se, un romanzo corale di scelte inanellate in cui i protagonisti di volta in volta sono chiamati a un dilemma morale e alla fine lo sono tutti insieme. Il libro di quest'anno che più mi è rimasto impresso è quello di Colm McCann, A Beirut. Un libro che sarebbe riduttivo dire che parla di due padri che hanno perso i figli dai lati opposti del conflitto medio orientale, perché da lì si apre con appunto un poligono con un'infinità di lati a raccontare tutto il mondo in una maniera che solo l'autore ha saputo inventare.